tutti voi e ben arrivati a Quel che passa il convento. Buongiorno a Don Domenico e le nostre assaggiatrici, che è una. Oggi vi devo passare io, sono sola. Don Domenico, come iniziamo questa volta? Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, sono preoccupatissima. Perché che succede? Una sola non basto io? Buongiorno a Sandra Bruscolini. Buongiorno. Bruscolini col suo blog L'Officina delle ricette. E vabbè, ci facciamo abbassare il tuo blog, che è molto sostanzioso, eh? Sì, ma la tua arte culinaria. Non sono per quello. Lo sai che sono una che con le ricette non ci scherza, sono un po' puntigliosa. Quindi essendo da sola oggi voglio ci farà essere neri anche Don Domenico. Io ho cercato di ingraziarla, niente, ci ha fatto capire che ci farà neri. Va bene, allora andiamo subito avanti, signora assaggiatrice, con la ricetta di Don Domenico. Che facciamo, Don Domenico? Gli spinaci di Fralleone. Spinaci di Fralleone. Come si fanno questi spinaci? Allora, adesso andiamo alla pentola e ci metteremo poco poco di acqua e li facciamo bollire velocemente. Si devono lessare pochi minuti. Lessare, ecco. Allora, li metto, Don Domenico? Sì, sì. Ecco qui. Ne mettiamo un pochino. Bene. Questi sono già stati puliti, già puliti, fatti, tutto a posto. Benissimo. Ecco. Solo pochi minuti, vero, Don Pochissimi Domenico? Minuti, pochi pochi. Bene, e noi nel frattempo che cosa facciamo? Qui vedo allora delle pere, io stavo tagliando il gorgonzola, sì, sì, lo scalogno, allora, che facciamo? Allora, ecco, adesso faremo un piccolo soffritto con lo scalogno, ci metteremo queste pere. E allora, non diciamo, diciamolo Don Domenico, andiamo, facciamolo, anche perché bisogna obbedire, vero? Sì, sì. Obbedire sempre. Come dire? Come dite? Come dice San Benedetto? Fate dell'obbedienza la vostra forza. La vostra quindi forza, sì, se si obbedisce si diventa anche forti, perché forti comunque nella volontà, perché nella volontà, giusto? L'obbedienza, no, dei tre voti è una delle cose più difficili che ci sono, no? Perché sottomettersi agli altri, all'autorità, non è semplice, no? È questo vero. Non soltanto nella vita monastica, ma anche nella vita familiare succede, no? Allora, io sto scolando gli spinaci, li mettiamo nella padella con un po' di burro, come di solito però si fa con gli spinaci su Don Domenico, vero? Si devono sì. ben strizzare. Sì. Così mi avete spiegato voi. Strizzare bene. Bene. E poi che cosa facciamo? Ecco, e adesso aggiungiamo, lo scalogno già l'hai messo, sì. Lo scalogno ancora non ce l'avevo, lo forse andava lì, prima. Andava prima, andava perciò dicevo lo vedevo già lì. Tu già incominci a disubbidire a questo Fralleone. Ma mi ha messo agitazione, Don Domenico. Che devo fare? Va bene. Cioè, ci sta controllando, poi? Sì, adesso aggiungiamo il gorgonzola. Gorgonzola? Sì, e le pere. Vai, questo lo levo, Gorgonzola, guarda, ci sta proprio guardando passo passo. Sandra? Sì. Non voglio perdermi niente. E che altro? Ricetta, no? Ecco, e un po' di pere. Ma le pere devono essere mature? Le pere devono essere, no, mature. Ah, mature, scusa. Mature. Sono proprio agitata, Don Domenico, mi dovete aiutare oggi. Vediamo che arriva come ospite. Sono molto mature. Guarda, ecco. Vedi, guarda qui, lì si sbriciolano in mano. Si sbriciolano, ecco. Sì, okay. Sì. Guarda, secondo me sono buonissimi, Sandra. Sì, sì, lo potrei penso anche anch'io. Mettere sul tuo blog. E sì. Io, Don Domenico, voi girate, sì. Fate un po' a cuocere, vado a mettere la musica. Vediamo chi è l'ospite di oggi, ballerina. Molto ballerina. Allora, quindi siete Maria Lauria, che è un'illustre attrice di teatro e di cinema, e il suo amico. Che ti sei portata? Non lo allora, sapevo. Allora, no, siccome io conosco i miei polli, perché ho avuto modo di conoscerla,
E so quanto sia severa. Severa, mi severa. Mi sono portato un amico sperando che sia clemente. Ah, lui è un assaggiatore. Sì. Sono ufficialmente l'assaggiatore. Piacere assaggiatore. Molto lieto. Quindi si vada a sedere tra gli assaggiatori e sia clemente con noi. Vabbè, allora, clemente. Mi raccomando. Vabbè, allora faccio una citazione giusta, una cosa, un sì, Totò. Sì, visto sì, ci dica, vabbè. Ci dica. Vabbè, voi cucinate che io mangio dopo. E abbiamo con noi l'assaggiatore Antonio Friello. Eccoci che qua. È anche lui. Ciao. Un illustrissimo attore. E allora oggi ne vedremo sicuramente delle belle, perché Maria Lauria, oltre a essere una bravissima attrice, è anche una bravissima cuoca. Lei viene da Stigliano, in provincia di Matera. Sì. Ci farai ricette lucane? Sì, molto lucane, molto, perché poi ricette della tradizione. Vedo che porti un libro. Sì, io ho questo libro, che è parte del mio cuore, come dire, ce l'ho dal 1990. E sono appuntate tutte le ricette. Io praticamente ogni incontro che facevo mi segnavo le ricette. Per me, quindi, incontrare una persona, come ti chiami, come stai, te lo portavi sempre appresso. Sempre, ma è una meraviglia, sempre. Lo voglio far vedere tutto, sì, scritto, sì, a mano, con anche riferimento, con le date e con la persona che mi ha dato la ricetta. Stupendo. Allora, quindi, ce lo teniamo qua, perché sì, poi dopo la andiamo anche un po' a spulciare. Bene. Va io bene? Nel frattempo mi tolgo gli anelli. Togliti, perché, gli anelli, dire, che ricetta facciamo? Oggi facciamo i rascatelli di zia Lucia, che posso dirlo in dialetto? Dillo. È un suono bello, si chiamano rascatid. E i rascatid di zia Lucia. E questi sono gli ingredienti della ricetta dove nulla va sprecato. E vi dico che ci vogliono 250 g di farina di semola di grano duro, 50 g di farina 00, acqua tiepida per fare la pasta. Per le polpettine servirà della mollica di pane, del pecorino, del prezzemolo, un uovo e del salame stagionato tipo lucano e un po' di sale. Allora, vogliamo cominciare a fare prima il sugo? Il sugo, poi, vai. Don Domenico. Scalogno? No, perché Don Domenico è cipolla? Aglio, sì, mi serve. Tu sei troppo buona, io, Maria. Uno sticchio adesso, basta uno sticchietto di aglio. Sì, uno sticchietto d'aglio. E poi una pentola grande. Sì. Una padella. Questa? Sì. O questa? No, questa. Ecco, questa qui. Così. Una con bella un po' padella, di olio, sì, con un po' di olio. Don Domenico, ma sono pronti i vostri... Sembrano gnocchi queste pere qui, queste... Mi sono dispiace, pronti? Mi dispiace che non ho conosciuto questo Fra Leone, no? Perché mamma, è detto, una ricetta molto antica. Antichissima di Fra Leone. L'avrei aggiustata un pochettino. L'aglio e l'olio. Va bene. Don Domenico, deve solo dorare. Sì, va bene. Proprio dorare. Dorare, quando è diventato proprio dorato, sì, già, la passata sente di pomodoro tutto qui e tanto basilico dentro. Non me va detto che il sugo dovete far voi. Sì. Va bene. Scusate, visto che vi perdete in chiacchiere, sì, perché qua sei pronta, no? Allora, sì, qui proprio... facciamo gli assaggiatori per questo. Hai capito? Hai già capito come funziona? Ho capito, meno male. Subito. Subito. Ecco, che facciamo? Le polpette prima? Prego. Polpette. Allora, farina. Sì. Farina mollica. Sì. Pecorino. Abbondiamo col pecorino. Queste polpette le faceva questa zia, che non è proprio una zia. La zia è la sorella di mamma, la sorella, certo, di papà. No, certo. Era una signora anziana, sì, che viveva nel mio quartiere. Sì. E quando faceva queste polpettine con questo sugo e questi rascatelli, c'era un profumo in tutto il vicolo e tutti noi bambini andavamo da lei a mangiare. Lei li faceva per noi. Veramente? Ma sì, che bello! Sì, sì. Quindi una vicina di casa. Sì, una vicina anzianissima. Aveva, quando io avevo 6-7 anni, aveva già 80 anni. Un'amica della nonna. Un'amica della che nonna. Bello, quindi lei si chiama Lucia. Lucia, sì, che tra l'altro bello, questa è la ricetta bello preferita da mia sorella. E sta allora, anche qui, c'è anche lì. Questa lasciamo ce la teniamo qua. E poi un po' di... Don Domenico, non deve bruciare l'aglio, secondo me si è bruciato. L'ho rigirato, Don Domenico, l'ho rigirato. Bravi, perfetto. Sì, sì. Aggiungo? Sì, 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 sì. Pomodoro. E basilico proprio... Il basilico anche adesso. Tanto basilico. Sì. Tutto? Sì, 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 deve cuocere, deve cuocere. Don Domenico, la vostra gioia. No, però, insomma. Ecco. Così. Così. Ecco. Sì, guardi che cosa avete con me. Ma quell'aglio si stava proprio carbonizzando. Sì, ma... Don Domenico. La passata bisogna metterla con delicatezza. Ti sta sgridando. Allora, come sempre. Ho messo anche il salame. Sì. Vado con l'uovo. L'uovo. Un pizzico di sale. Pizzico di sale, vai, eccolo tu qui. Vai.
Bene. E un po' di olio, giusto per farlo prendere. E un po' di olio. Vai. Quindi questo sarebbe l'impasto delle polpettine. Questo è l'impasto della polpettina. Ma che meraviglia. Quindi si vede diventa... proprio che sei brava a cucinare. Insomma, abbastanza. Mi piace molto. Ti piace? Sì, molto, molto. Poi a casa mia, come dire, sono nata in una famiglia dove il cibo è coccola. E le nonne, le zie non dicevano come stai, che fa? Hai mangiato? Infatti si vede, no? Sì. Ecco, hai mangiato, senza lavorare tanto. Il cibo va coccolato. Bravissimo. Voi vi state coccolando la ricetta di Don Domenico? Sì, in effetti sì, ci stiamo coccolando. Sandra c'ha una faccia, insomma, abbastanza Sandra. Perplessa. Sì. No, no, niente. No, così. Beh, vi conoscete. Quanti anni c'ha questa ricetta? Don Domenico, quanti anni quella ricetta? C'ha diversi secoli. Se ne è complicata un po' la vita, eh. È vero. Forse è scaduta, cioè, perché fra leone non l'aveva mai mangiato crudi. È scaduta. Ah, beh, ecco. E allora noi facciamo le polpettine e le andiamo a friggere leggermente in padella. Più che polpetta, che la polpetta è tonda, e questa è proprio schiacciatina. E allora facciamo le schiacciatine e vedrete tra poco di quali ricette meravigliose stiamo parlando. L'avete vista già sicuramente da altre parti, a parte che nella nostra cucina a fare l'assaggiatrice, sì. Ma anche a teatro e al cinema, quindi sì, insomma siamo onorati di averti. Tutto mio questo onore. Le polpettine si stanno sigillando. Appena pronte vanno nel sugo. Questi sono buoni anche solo così. Anche solo così. Anche solo così il piatto è pronto. E appena una rigiratina. Don Domenico, voi giratelo perché noi andiamo a fare i rascatelli. Oh, calma, no, perché qui mi sto spaventando, quanto... È semplice domanda. Quindi questo potrei usarlo come un secondo piatto senza volerci condire della pasta. Anche, sì. Anche. Sì, considerando che pane, e pecorino e salame, potrebbe essere un secondo, un po' di verdura intorno, sì. Io, vabbè, mia nonna faceva che quando un uomo affamato doveva essere questa la dose, la donna un po' meno, i bambini ancora meno, però va bene così. Quindi proprio così con le mani, si pesava con le mani anticamente. Sì, sì, si pesava con le mani. E noi però facciamo 250 grammi di farina di semola di grano duro, 50 grammi di farina 00 e l'acqua tiepida. Acqua tiepida a occhio. Ecco. Perché poi, insomma, ma che bello, Maria, che tu, pur facendo un lavoro che ti porta in giro per il mondo, insomma, e sei sempre molto impegnata, mantieni intatte le tradizioni della famiglia e della tua terra. Sì, mi piace molto, devo dire. Io sono, come dire, nata in Basilicata, poi per lavoro, insomma, sono andata a Napoli, ormai a Roma da tantissimi anni. Però le tradizioni delle origini sono, come dire, il liquido amniotico, dico è io. È vero. E quindi stai sempre lì, non ti discosti difficilmente, insomma. Quello rimane nel cuore, sì, nel cuore. Sì. Come a voi anche assaggiatori, perché Sandra sappiamo che viene da Quarrata in provincia di Pistoia. Tu sei nata proprio lì, vero Sandra? No, io sono nata a Prato. Mi sono Prato. Trasferita poi a Quarrata. A Quarrata. E invece Antonio di dove è? Io sono di Caiazzo, provincia di Caserta. Ah, della provincia di Caserta come me. Ci pensa capiamo. Che nel libro, in questo libro che ho io del cuore, c'è una ricetta di sua mamma. Sì. Perché lui aveva fatto uno spettacolo insieme tantissimi anni fa con Croccolo. Ah. Era una miseria di nobiltà. Sì. E un giorno, insomma, gli attori sempre in giro per alberghi, ristoranti. E quando eravamo a Caserta, casa sua era tappafissa. E c'ho la ricetta del migliaccio di tua mamma. Il migliaccio, sì, sì, il dolce sì, napoletano, sì. Buonissimo. Buonissimo. Che poi si fa nel periodo di carnevale. Sì, sì. Ma è buono tutto l'anno quello, sì. Sempre. Questa l'ho portata da casa, Beh, hai visto?
Bravissima, sono lei. Quindi questo è proprio per raschiare. Per raschiare, per raschiatelli, che poi adesso ti faccio vedere, si raschia. Perché si chiamano raschiatelli? Perché si chiamano? Allora, mentre tu prepari intanto questo impasto, perché devi diventare molto elastico, immagino. Don Domenico, avete messo le polpette nel sugo? Non le ho messe, ma già sono pronte e le posso mettere. Benissimo, allora aggiungiamo le polpette al sugo e andiamo a vedere che cosa sta succedendo a casa tua, Maria. A casa mia? A casa tua. Benissimo. Come vedi, mamma, anche senza di te non moriamo di fame. Prima di tutto mi vado a lavare le mani. Oggi andrò a preparare il pollo croccante al curry. Innanzitutto mettiamo su un piattino il pollo tagliato a cubetti. Su un piatto separato mettiamo il pan grattato, l'ingrediente speciale, il curry, e un pizzico di sale. Prendiamo il pollo, lo schiacciamo per far aderire il pan grattato. Una volta panati, li tuffiamo nell'olio bollente. E questo sarà il risultato finale. Come vedi, mamma, li ho fatti belli croccanti come piacciono a te. Ed eccoli qua, pronti per essere serviti. Buon appetito! Questo pollo è spettacolare, croccante, al curry. Ma tu sei un ragazzino fantastico. Ma chi è questo bel ragazzo? È il mio figlio. Hai capito? Lui poi mamma, cucina. Perché lui poi è scout. Quindi è pure scout. Sì, 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 quindi si adatta molto. E si chiama? Giovanni. Giovanni, sei bravissimo. Quindi pure a cucinare. Quanti anni ha Giovanni? 14 a maggio. Solo 14 e già sa fare il pollo al curry. Pensate un po', pensate un po' la mamma come cosa gli ha insegnato. Bravo. Eccoci. Io continuo, Ecco, allora, noi stiamo facendo i raschiatelli, sì. Quindi questo è il bell'impasto. L'impasto. Facci vedere come si fa, quindi. Eccolo. Si prende. Poi, vabbè, si fa tipo un cordone grosso. Ecco. Più grandino. Si tagliano dei tocchetti. Sì. E poi diventano dei cordoncini. Ma sei velocissima. Maria, ma che cos'è? Hai fatto le gare di pasta? Pasta fatta in casa. Mia mamma mi racconta sempre questa cosa carina, che all'asilo... prima esisteva la plastilina, come si chiama adesso? Pongo. E io facevo, già all'epoca facevo i raschiatelli con la plastilina. Veramente? Sì. Abbiamo anche una foto di tua mamma che fa la pasta fatta in casa e lei è una delle migliori mia a fare la pasta. Come si chiama tua mamma? Margherita. Ciao signora Margherita, ha una figlia stupenda. E lì in questa foto è con questa mia zia Maria che non c'è più. E devo dire, sono state le mie maestre. Ecco. Allora, tagliamo adesso questi cordoncini. Noi li abbiamo fatti un po' grossetti, sì, generalmente sì. Si fanno più sottili. Sì. E poi con un po' di farina si infarinano e si tagliano la grandezza che vogliamo. Generalmente sì. Se facciamo quattro dita facciamo prima. Scusa Maria, qui raschiatelli non farli troppo grandi. Stai facendo una citazione no, di miseria e nobiltà. E io ti rispondo a questa citazione. Pasqua. Tu con la fame che tieni mangeresti pure le chiavi di violino, le corde di violino. Miseria e nobiltà. Io vado a raschiare. Perché raschia, come si raschia? È così, vai così. Ah, ma è tipo insomma... È tipo, devi fare proprio il raschietto. Vai, Don Domenico. Don Domenico, raschiamo. Postiamo questo? Raschiamo. Vai. Proprio, e devono essere cavati bene. Devono essere cavati bene. Perché sennò diventano spugnosi, sì. E non prendono bene il sugo. Tonino, sugo. Sandra, venite a raschiare. Qua si tratta di raschiare. Se volete mangiare bisogna pure faticare. Anche allora. A due mani si possono vai, fare, vai. Ma io non le so fare. Raschiate, raschiate. Io raschio, ma non mi assumo il rischio. Io taglio, vai. Sandra, io taglio. Fai vedere la tua virtù. Vai, Sandra. Porta in Toscana un po' questa moda lucana. Ma guarda, vai. Che volentieri. Vai, raschiate bene, devono andare a fondo le mani, le dita. Vabbè. È più a fondo di così li facciamo male. No, perché se non dovete accarezzare, dovete proprio far male. Ci vedi. Distruggerlo. Sì, distruggi. Come dice tu, distruggiamo. Vedi, guarda qui, guarda. Bravo, Don Domenico, così, proprio così. Ecco. Forza ci vuole. Bravissimo, così, raschiate, andate bene. Questa via. Però davvero, me la dai, la metto sul blog perché è bellissima. È bella. Oddio, molto bella. Abbiamo oscurato molto molto bella. Don Domenico, come va? Guarda, ma questo ci basta Maria. Per le 5-6 piatti? Quando, no, basta però per me. Vi sto bocciando un po'. Basta per me. Sì, in che senso? Perché ma scusa, gli assaggiatori siamo qui, guarda, noi o siete proprio... voi? Va Don Domenico, possiamo litigare? Dimmi, no, no, mai. Come?
Come? Possiamo litigare? No. Litigheremo per un bel piatto di raschiatelli. Ecco qua. Vabbè, ma comunque ce ne sono per tutti noi. Adesso vabbè, facciamo una cosa bella. Noi facciamo... andiamo, perché così ecco, mi lasciamo. Sì, sì. Mi sa che poi dopo... E poi, oddio, vai. Scusa, da tradizione, quando si cucinava per tantissime persone, 10-12 persone, si faceva un cavatellone grande, sì, lo si tirava e quindi poi lo si metteva sempre in cottura e chi lo trovava lavava i piatti. Ah. E i signori uomini invece, che insomma i piatti non è che proprio... dovevano sistemare la cucina. Ah, vedi? Ma facciamo il cavatellone? Lo qualcuno, facciamo il cavatellone? Qualcuno dovrà pure pulire questa cucina. Ecco, lo facciamo. Don allora, Domenico, poi oggi abbiamo Don anche Domenico, un assaggiatore uomo. Secondo me... Lo giriamo, sì, eccolo, cavatellone. Cioè, cavatellone. Non ho capito, un assaggiatore, non pensavo un uomo, pensavo. Don un assaggiatore ha detto. Don Domenico, questo è un po' più... l'angoletto più deve essere... Vabbè. Andiamo vabbè a buttare la pasta, vai, si cala la pasta. Ma vengo eccoci con questo? Vieni, direttamente. Vengo con questo, Vieni. Ecco. Buttiamo la pasta. Vado. Abbiamo salato l'acqua. Prima o dopo? Prima? Mettici un po' prima. Tanto bolle sì, già? Sì, okay, allora sta bollendo. Dai. Ok, vado. Quanto devono cuocere questi? Pochissimo, proprio appena arrivano a galla. Ecco. Sto facendo pure il sollevamento pesi. Vabbè, questo pezzetto poi ci facciamo un'altra cosa. Benissimo. Allora, nel frattempo, invece, il sugo pure è pronto. Prontissimo. Ecco. Questo è, allora, il tempo proprio di certo una giratina. Vanno su. Giusto. Io ti preparo intanto lo scolapasta. E poi mi dai un piatto? Perché un piatto, certo, un bel va piatto. Va pecorino sotto, sughetto sotto, coddito e poi tutto sopra. E le polpette sopra. Allora, pecorino ce l'hai lì? Ce l'ho qua. Benissimo. Intanto, Maria, raccontaci qualcosa. Come hai iniziato quindi la tua carriera teatrale da attrice? Ma io ho cominciato come tutti, nel senso vai al catechismo, e poi io sono nata a Stigliano, però ho studiato poi a Salerno. Quando in estate sono rientrata, preparavano uno spettacolo di teatro. Dice, Maria, ma vieni. Quello è stato. E poi corsi di teatro, e poi ho cominciato a lavorare a Napoli con le compagne di Napoli, Croccolo, Giuffrede, Filippo. E ho hai conosciuto l'assaggiatore, che l'assaggiatore deve essere Clemente. Che però è abituato ad assaggiare sì, le tue ricette, quindi sì, già è una garanzia. Sì, devo dire sì. Devo sono dire un po' sì di parte, però... È vero. Don Domenico ha ragione, schizza, vero? Sì, hai visto. Eccolo qua. Oddio, schizza proprio tanto. Ma possiamo abbassare? Vai, Virginia, solo tu riesci a comunicare ecco con codesto a fare. E la pasta sta per salire, sta eccola per salire. Sì, ancora qualche minuto. Quindi poi minuti hai deciso di dedicarti al teatro, anche se in realtà la tua famiglia voleva sì, altro. Sì, ma io ho fatto il liceo classico, mi sono iscritta, dovevo fare giurisprudenza, perché mio nonno aveva dei parenti in California e c'era una sua cugina che era un'avvocatessa, diceva mio nonno, e mi diceva sempre, tu perché non studi legge e vai a fare l'avvocatessa in California? E io poi ho fatto il liceo classico, invece poi ho fatto economia. Ho fatto poi tutt'altro, perché l'economia insomma è rimasta lì, nel senso la tesi già pronta, ma non data, e qui mia mamma ancora mi dice perché non ti laurei, perché proprio l'ultimo pezzetto. È vero, ha ragione, ma lei è talmente brava così che non ne ha bisogno. Allora, possiamo scolare, sì, dai. Allora, quindi, possiamo spegnere anche questo, certo. Regina? Allora, spegniamo tutto. Don Domenico, prendo questo. Sì. Allora, un po' di sughetto sotto. Ecco, quindi l'aglio non l'abbiamo facciamo tolto, ma questo togliamo piatto. Si mette sughetto sotto. Sì. Un po' di pecorino, Virginia. Un po' di pecorino. Sì. Ecco qua. Poi scoliamo tutti questi. Ma che dicono a casa tua quando fai raschiatelli? Tuo marito Luca e no, tuo figlio loro, Giovanni? Figurati, però quando c'è mia mamma e lei la regina, l'imperatrice della sì cucina. Sì, sì, sì. Poi devo dire, io ho un marito umbro con suocera toscana, quindi ho fatto poi un mix di ricette, di cose. Sì, sì, vedi. Sì. Allora, adesso un altro po' di sughetto. Un altro po' di sughetto, ma le polpette dove si mettono? Adesso giriamo tutto. Vai con tutto il vado pecorino? Vai col pecorino. Pecorino vai col pecorino in abbondanza. Vai. Abbonda. Mamma mia, abbonda, che vi stiamo preparando. Abbonda. Poi l'aglio lo togliamo. E poi facciamo così. E poi le polpette. Sa che te. No. Ci lasci una polpetta mia, Don Domenico? Sì. Sa che te. Eccoci qua. Grazie. E voilà. Don Domenico, fate sparire questa padella. Abbiamo un po' di basilico fresco? Sì. Basilico fresco, sì, stava lì. Basilico, ecco, no, non c'è.
Sì. Eccolo là. Vabbè, decoriamo. Abbiamo il prezzemolo, ma va bene uguale. Piatto. Gli diamo colore, va bene. No, va bene anche il prezzemolo, dai. Giusto per fare coreografia, ecco. Ecco Sacchi. Qui. Prezzemolo. E allora, Antonio, vieni a prendere pure questo piatto, tanto ormai l'ho capito come funziona. Mi raccomando. Tu devi venire a prendere comunque. Ecco, e allora. Permettete. Le permettiamo. E allora, noi ci spostiamo subito di qua, Maria, so, perché non togliamo da mezzo la spianatoia, ma vi facciamo un altro rustico, anche questo tipico della Lucano, vero? Della Basilicata. E si tratta di una cosa. Non è proprio tipico della Basilicata, era la nonna di una mia amica dell'università che era calabrese, però lei veniva, non mi ricordo da dove, ma non è tipica della mia regione. E allora prepariamo intanto questo piatto rustico squisito. Sai che c'è? Io comincerei a preparare i ripieni, quindi passata di pomodoro, scamorza, origano, spinaci, prosciutto cotto, è vero? Tutto quello che vuoi, possiamo metterci dentro quello che vogliamo. Ecco, quindi già avete capito che si tratta di una buonissima ricetta dai mille gusti e quindi che facciamo? Allora, io scalderei il latte. Scaldiamo il latte, quindi andiamo a scaldare un bicchiere di latte e chiudiamo qui, ci vediamo tra pochissimi minuti. Eccoci allora, come promesso, con le ricette di Maria Lauria. Mettiamo un bicchiere di latte in un tegamino e lo facciamo bollire. Per fare cosa, Maria? Per fare delle mezzelune della nonna. Mezzelune della nonna, che cosa sono? Dei rustici, quindi? Sì, dei rusticini buoni. E con allora, tanti ripieni, o anche calzoncelli. Ecco, tipo calzoncelli, vi do subito gli ingredienti per farli insieme a noi. Allora, vi dovete procurare un bicchiere di latte, un cucchiaio di burro, un bicchiere di farina 00, del sale, un albume, del pan grattato, olio per friggere. E poi per il ripieno, passata di pomodoro, scamorza, origano, spinaci, prosciutto cotto e tutto quello che avete nel frigorifero. Quindi, Don Domenico, io direi che anche questa è una ricetta dove nulla va sprecato. Virginia, mi dai un poco di sale? Un po' di sale, eccolo qui. Perfetto, metti tu. Perché vai così di corsa? Perché il latte stava andando fuori. Ah, ecco, l'abbasso un po'? Sì. Che hai fatto? Sì. Ho buttato la farina tutta ad un colpo. Quindi hai messo nel bicchiere di latte, il bicchiere di latte che hai utilizzato appunto per il latte, lo hai riempito di farina 00 e lo hai buttato nel latte che stava bollendo tutto insieme. Sì, tutto ad un colpo. Adesso diventa proprio un pastrocchio, dico io, perché diventa proprio una palla. Ecco. Quando comincia a friggere, perché vediamo, si fa una patina sotto, è pronta. Ah, ecco. E quindi, due secondi. Quindi deve stare ancora sul fornello. Ma proprio pochissimo, poco. E certo, ci vuole forza per fare tanta, questa ricetta. Sì, muscoli. Eccola, vedi la patinina sotto? Sì. Ok. L'andiamo a mettere sulla spianatoia? Sì. Direttamente sulla signori spianatoia. Assaggiatori, buon appetito! Grazie. Buon appetito! Com'è questi raschietti di zia Lucia? No, com'è? Allora, l'abbiamo detto fino adesso, io sono critica, ma qui c'è il posto di niente. Non è giusto. Male, non posso dire niente, anzi, soltanto che fantastico. Vabbè, io sarò pure di parte, però veramente sono l'unica nota dolente. Qual è? Volevo dire che purtroppo c'è una nota dolente. E qual è? Devi dare i piatti. Allora, ecco, quindi che hai fatto? L'hai messo sulla spianatoia? Niente, lo sto lavorando un po'. Ecco. Senza aggiungerci niente. Sì. Così. Ecco, abbiamo un mattarellino? Sì. Certo. Mattarellino. Mattarello. La stendiamo come una sfoglia. Sì. Proprio una sfoglia classica della pasta. Sì. Non la vedo. Sì. Ecco. Ah, quindi si stende così semplicemente. Senti, ma mentre stendi, no, lo facciamo stendere un momento a Don Domenico. È vero che la ricetta che loro, i signori assaggiatori, hanno appena mangiato, legata alla zia Lucia, c'è anche un qualcosa che tu... Sì, c'è una preghiera. È una preghiera. Lei pregava, lei era molto devota, pregava tantissimo. C'è una preghiera alla Madonna, che io ho qui, ed è bellissima. Ah, ce l'hai nel libro delle ricette. Sì, nel libro del cuore. La leggo? Sì. Vergine Santissima, gloriosa Madre di Dio,
La vostra portentosa immagine ha portato allegrezza e pace alle nostre famiglie. Come la stella che appare dopo la tempesta, voi siete il conforto a noi stanchi nocchieri. Copriteci, o Vergine Santissima, col vostro manto e stendete su di noi la vostra materna protezione. Voi che siete la speranza di chi dispera, la mediatrice fra l'uomo e Dio, il rifugio dei peccatori, intercedete per noi presso il trono dell'Altissimo. Ah, che bella! Galassia. Che bella questa preghiera a Maria, grazie, eccoci, cara. Torniamo, dai, torniamo alle mezzalune. Ecco, Don Domenico, perfetto. Adesso, allora, cosa si fa? Tagliamo. Con questo, così, ecco, tranquillamente. Uno, ne facciamo pochini, eh. Ecco. E però mi sa che possiamo già mettere forse l'olio? No, lo mettiamo dopo. E qui il ripieno che vogliamo. Ecco qui. Uno facciamo. Un po' di passata di pomodoro. Sì. E mettiamo la passatina di pomodoro. Un altro ci mettiamo un po' di spinaci. Certo. Spinaci ricotta, insomma. E un altro un po' di prosciutto. E poi ci aggiungiamo a tutte... La provola. La provola. Ecco. Uno. E l'origano dove va? L'origano va quella alla pizzaiola, quella col pomodoro. Ecco. Quella col pomodoro. Allora ce lo aggiungo un poco. Sì, vai. Ecco. Questa vabbè poi... E come si chiude? Facci poi vedere. Poi si chiude. Chiudiamo normalmente così. Sì. Abbiamo una forchetta. Tipo raviolo, eh. Tipo raviolo. Abbiamo una forchetta. Ecco. Ecco. Questa non si dovrebbe rompere. Don Domenico. Sì. Così. Si chiudono. Sì, così. Sì. Così. Oddio, adesso... Ah beh, così? Come un grande raviolo, come un calzoncello, sì. E poi si vanno a friggere nell'olio bollente. Si panano nell'albume, ecco. E nel pangrattato. Allora, Don Domenico, ecco. Apriamo l'uovo. Allora, vabbè. vediamo come li ripassi. Ecco, passiamo nell'albume. Albume. Pangrattato. Don Domenico, pangrattato. Nel pangrattato e nell'olio bollente. E nell'olio bollente. E allora, mentre noi andiamo a friggere queste buonissime mezzelune che non ce le vogliamo perdere per nessuna ragione al mondo, andiamo anche a vedere invece che cosa sta cucinando Francesca. Buongiorno Virginia, buongiorno Don Domenico. Io questa mattina mi trovo nel cuore di Cortona. Sono al ristorante Organica e qui con me c'è un giovanissimo chef, Gaetano Verde. Buongiorno Gaetano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, che cosa ci cucini di buono questa mattina? Adesso vado a fare un uovo cremoso e croccante cotto a bassa temperatura. Oh, andiamo a vedere. Allora, abbiamo messo due uova a cuocere per quanto tempo? Queste uova hanno cotto per 25 minuti a 65 gradi. Poi le ho sbollentate per 3 minuti a un fuoco un po' più vivo, possiamo dire 90 gradi. Per tempi televisivi chiaramente mi sono portato un po' avanti, siamo nell'ultima fase, adesso una volta scolate, si potrebbero già presentare così, si vede, sono belle. Sono molto belle. Però vogliamo dare un po' un lato croccante, quindi andiamo a panarle con una panatura classica. Quindi farina. Uovo. Uovo. E per finire, per dare anche un tono di colore, utilizziamo una farina di mais giallo. Quindi... Così completiamo la nostra panatura. Una volta panato, andiamo a dare quest'ultimo lato croccante nell'olio, un olio a 170 gradi. Non di... Quindi andiamo a friggere con l'olio a 170 gradi, mettiamo dentro per pochi secondi, Gaetano? Più di 30 secondi, soltanto per dare una crosticina su e mantenere l'interno dell'uovo cremoso. Benissimo, quindi abbiamo fatto vedere tutto il procedimento alle nostre signore, io ti farò da assistente, vado a prendere il piatto di portata e te lo porto e andiamo a vedere il risultato finale del nostro uovo croccante. Ecco, posizioniamo il nostro uovo nel piatto, finiamo con una salsa di sedano rapa, bianca e dà un po' questo, farà anche un contrasto tra il giallo e il bianco, e poi il nostro cliente si divertirà a tavola a spezzare l'uovo e vedere il rosso colante, insomma, un po'. Ma che meraviglia! Beh, chef, questo è un piatto che va assaggiato immediatamente, immagino. Assolutamente, va mangiato caldo e preferibilmente con del buon pane. Scusate, allora vado a prendere del buon pane. Grazie, chef. Ciao, Virginia. Arrivederci, Don Domenico. A presto. Buon appetito, a presto. Francesca, questo modo di fare le uova mi piace tantissimo, anche a voi Don Domenico? Tanto. È vero, è vero. Bravi, bravi con lo chef Gaetano Verde e anche noi stiamo preparando, Francesca, delle ricette strepitose, un po' lucane, insomma un po' di tutta Italia oggi. Sì, proprio tutta con Italia. Maria, sì, con Maria. Queste sono già affogate nell'olio, ecco. Come dire.
pronte ancora, devono diventare proprio doratine, doratine. Quindi abbiamo messo a dorare nell'uovo, a friggere nell'olio le mezze lune, ripiene ognuna in modo diverso. Una con spinaci e provola, una col prosciutto e mi pare due alla pizzaiola le abbiamo fatte. Una alla pizzaiola. Una l'abbiamo fatta. E una alla pizzaiola, oh, una alla pizzaiola. Capito, va bene. Capito. Sì. Anche questo hai già assaggiato, Antonio? Diciamo della cucina di Maria ho assaggiato un po' tutto. Questa però non me la ricordo bene. Quindi... non te la devi assaggiare. La devi assaggiare meglio. Vabbè, io tolgo, dai. Tanto... Vai, togli. Tolgo. Le lasciamo un po', ecco, perché qui. Vi ustionate la bocca. Bene, le facciamo scolare. Ecco. Don Domenico, abbiamo preparato anche il piatto. Glielo fate voi il piatto a quei due birbanti. Ecco, così. Eccolo. Ecco ne qua. Prendo una e la divido? Don Domenico, la metà della metà. Mamma mia, ma così poco, neanche l'assaggio. Allora, noi invece passiamo qui perché abbiamo pronti gli ingredienti per fare la ricetta dell'ultimo minuto. E facciamo dei dolcini. Sì, dolci. Cosa? Dei biscotti dal cuore morbido. Biscotti dal cuore morbido, quindi già è tutto un programma. Questi sono gli ingredienti. Per la frolla occorrono 300 g di farina 00, 130 g di zucchero, mezza bustina di lievito per dolci, un uovo, 70 g di olio di arachidi, 50 g di latte e poi per il ripieno 100 g di farina 00, 2 cucchiai di cacao amaro, 40 g di zucchero, un cucchiaio di miele di acacia, 50 g di olio di arachidi e 70 g di nocciole tritate. Allora, sembrano due pastafrolle. Sembrano, ma in realtà sono una è pastafrolla morbida e l'altra anche meno. Allora, andiamo. Allora, uovo. In una facciamo, quindi l'uovo. Vado con i liquidi direttamente. Vai. Latte olio, 50, olio, 70 di olio di arachidi. Anche con lo zucchero, così poi mettiamo tutti insieme. E lo zucchero. E cominciamo a girare un po'. Benissimo, io ve e lo voglio anche ripetere. Aggiungiamo la farina. Benissimo. E 130 grammi di zucchero e 300 di farina. Sì, e mezza bustina di lievito. E mezza. Vuoi una cucchiarella? E adesso faccio così, tanto ecco, poi finisco sulla spianatoia. Benissimo. Questo è quello bianco, questo che è molto simile bianco a una pasta frolla. Benissimo. Don Domenico, vuole girare? Così facciamo questa nera? Quest'altro che è più morbido ancora, e andiamo, giusto? Cacao. Cacao. Farina. Due cucchiai. Quindi la farina. Lo zucchero. 100 grammi di farina, 40 grammi di zucchero. L'olio. Ancora olio, 50 grammi di olio di arachidi. Ingrediente segreto. Che è? È un miele meraviglioso prodotto dai miei suoceri. Ah, che bello! Veramente ecco. Sono proprio anche apicoltori. Sì, sì. Il mio suocero, vabbè, era un insegnante, adesso in pensione, ma da 40 anni... fanno questo e anche io e mio marito ci siamo appassionati. E abbiamo anche delle foto di questa bella novità. Sì, sì, guardate, sì, quindi sì. Fa anche il miele la nostra Maria. Sì. E poi un altro ingrediente segreto, questa crema di nocciole macinate con un mulino a pietra e miele. Quindi e poi si impasta tutto. E questo benissimo. Questa è la mia droga. Questo lo vorrai assaggiare. Questo lo conosci. Don Domenico, perfetto. Vuole ti fare sei anche preso questa? Anche, vi siete presi? Perfetto. Come sono? Sì, buonissimi. Peccato che Don Domenico è stato un po' tirchio. Cioè, l'assaggino l'aveva detto. Ha preso la lettera, Don Domenico. Sono rimaste altre due mezzalune. Sono per loro, basta. Vi rifate con i biscotti. E allora, intanto, mentre tu impasti e stendi questi due belle paste frolle, noi ripassiamo insieme i passaggi di tutte queste belle ricette. Per i raschiatelli di Zia Lucia preparate subito un sugo con olio, aglio, passata di pomodoro, sale, basilico. Impastate il pane raffermo col pecorino e amalgamate il salame tagliato a cubetti, il prezzemolo, l'uovo, formate delle polpettine e fatele dorare in una padella con un po' di olio d'oliva. Quando il sugo comincerà a bollire, aggiungete le polpette e lasciate insaporire. Nel frattempo preparate i raschiatelli. Impastate la farina
farina di semola di grano duro con la farina 00, aggiungendo un po' d'acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo. Tagliate dei tocchetti, da cui realizzerete dei cordoncini della grandezza di una matita, e tagliateli a pezzetti della misura che gradite. Raschiateli e cuoceteli in acqua bollente e salata. Conditeli con il sugo e aggiungete abbondante pecorino. Per le mezzelune della nonna, fate bollire il latte in un pentolino, scioglietevi il burro e poi buttate la farina tutta ad un colpo, lasciandola cuocere qualche minuto. Versate il composto su una spianatoia, stendetelo come se fosse una sfoglia e formate dei dischi con un coppa pasta. Riempiteli con il ripieno, passata di pomodoro e origano, spinaci, prosciutto cotto, aggiungete la scamorza, poi piegate le mezzelune, panatele e friggete in abbondante olio caldo. Per i biscotti dal cuore morbido preparate la prima frolla bianca. Impastate l'uovo e il latte, l'olio di arachidi, lo zucchero, la farina, il lievito. Realizzate il ripieno e lavorate in una ciotola il cacao, la farina, lo zucchero, l'olio di arachidi, il miele e le nocciole ridotte in crema. Stendete la frolla in una striscia rettangolare. E poi, una volta stesi due impasti, vedete come li ha stesi, quindi quello bianco è un rettangolo e quello scuro, ecco, è, l'hai messo semplicemente sopra. Poi arrotoliamo, chiudiamo bene, facciamo un altro, sì, salsicciotto, sì, facciamo sempre tipo salsicciotto, considerando il pasta frolla, quindi se si rovina un po', tranquilli, lo potete allungare e accorciare come vi pare, grandi, piccoli o medi, e poi si tagliano, zacche, zacche, ah, si zacche, tagliano così, semplicemente. Eccoli qua, nella teglia. Benissimo. Li mettiamo nella teglia, in forno, a che temperatura? 180, un quarto d'ora, meno di 20 minuti comunque. Mamma mia. Meno di 20 Don Domenico, lì in forno io. Volete leggere il vostro pensiero? Subito. San Giovanni della Croce, apritevi al mondo. Colui che vuole restare solo, senza il sostegno di un maestro e di una guida, è come un albero solo e senza padrone in un campo, i cui frutti, per quanto abbondanti, verranno colti dai passanti e non giungeranno quindi alla maturità. San Giovanni della Croce, attraverso il mondo della natura, trae ispirazione per dirci che, come nella natura c'è bisogno di una guida, di un maestro, questo vale ancora di più per la vita spirituale, perché il maestro serve per spolverare gli animi, le coscienze, e direi che il maestro, la guida spirituale, è l'eco della voce di Dio nel cuore degli uomini. Grazie Don Domenico, e noi allora vi facciamo vedere questi biscotti pronti, guardate che belli, li ha fatti direttamente Maria, i biscotti col cuore morbido. Insomma, signori assaggiatori, mi dovete dire come è arrivato? No, però Maria, gliel'hai dati già prima? No, io no, Don Domenico. La talpa, sarà stata la talpa. E allora noi vi salutiamo, grazie a Maria Lauria per aver cucinato per noi delle ricette dell'antica tradizione italiana. Grazie ad Antonio Friello, alla nostra Sandra Bruscolini, a Don Domenico e a tutti voi. Alla prossima ricetta. Arrivederci.